Oggi vi presento l'albo illustrato Milo immagina il mondo di Matt Della Peña e Christian Robinson, edito da Ape Junior. Milo immagina il mondo. All'inizio non è che un luccichio fiacco e lontano, che poi aumenta e cresce e diventa un treno che viaggia pigro sulle rotaie. Prima di lui arriva il vento fresco che poi si ferma quando comincia lo stridio del ferro sulle rotaie. Le porte si aprono e Milo sale su un vagone. Il treno si rimette in marcia e Milo e sua sorella si siedono. A fianco di Milo c'è un signore coi baffi e l'aria molto concentrata. C'è un uomo d'affari con uno sguardo spento, distante. Il volto della donna in abito da sposa sembra risplendere di luce, mentre un cagnolino sbuca dalla sua borsa ed è tutto lingua. Ogni mese i viaggi della domenica in metropolitana non finiscono mai e come al solito Milo è agitato come una bibita gasata. È eccitato e preoccupato e poi è confuso, spaesato, ma sa che la sorgente di tutto quello che prova è l'amore. Per evitare di esplodere, studia i volti intorno a lui e cerca di immaginare le loro vite. Alla prima fermata in centro, l'uomo con i baffi chiude in fretta le parole crociate e scende di corsa. Milo lo immagina mentre scala cumuli di fanghiglia marrone per arrivare al suo appartamento disordinato. Deve arrampicarsi per 5 piani. Lì viene accolto da gatti miagolanti e topi scavatori. In casa pappagallini cinguettano canzoni nostalgiche, mentre l'uomo sorseggia una zuppa tiepida curvo su una partita solitaria. Misteriosamente quella sera la loro gabbia si apre e i gatti si ritrovano sul davanzale ghiacciato a osservare gli uccelli volare liberi sopra la città. Milo tira la manica di sua sorella per mostrarle i suoi disegni, ma si accorge subito che sebbene lei si sia girata, non sta guardando. Anche lei è agitata come una bibita gasata. Sale un bambino in giacca e cravatta assieme al suo papà, ha i capelli pettinati con la riga in mezzo e le sue Nike bianche sono immacolate, nemmeno un granello di polvere. Chissà chi incontrerà ancora Milo nel suo viaggio in metropolitana? Questo libro è Milo immagina il mondo, di Matt Della Peña e Christian Robinson, edito da Ape Junior.